Italia viva, Raffaella Paita, Italia viva dei piani di Licio Gelli, Renzi che se ne è messa per politica per interessi personali, sbloccare i cantieri senza il codice degli appalti per i controlli delle infiltrazioni della malavita. Questo è Renzi, con tutti i parlamentari non eletti ma raccattati dal Partito Democratico, da altre, senza passare le elezioni, una forza che non doveva neanche nascere, perché Renzi aveva detto che si dimetteva da qualsiasi incarico dopo aver perso il referendum del 2016. E adesso sono qui ancora le proposte per fare che cosa? Per fare gli appalti senza controlli e come diceva Cantone, e non solo Cantone, l'ex commissario appunto al codice degli appalti, se sarà la sagra della mafia senza codice degli appalti. L'occasione per il paese, l'occasione per organizzazioni della malavita di prendere e di mettersi dentro quel ponte di Genova che non doveva essere abbattuto, il Morandi poteva essere ricostruito, non l'ha abbattuto, per ricostruirlo con delle indagini per il coinvolgimento di alcune aziende che l'hanno abbattuto appunto con la camorra. Questo è il modello del fare, il modello degli appalti, che lo sblocco degli appalti che Italia Viva rivendica. Una vergogna, Italia Viva dei programmi di Licio Gelli, una vergogna. Boschi Gelli Renzi, perché nel 2016 volevano fare i piani di Licio Gelli, adesso li hanno realizzati, riduzione dei parlamentari. Una vergogna. E non vogliono neanche togliere la concessione alle autostrade dopo quello che è successo sul ponte Morandi. Una vergogna. Modernizzare, si modernizza anche per la camorra, la 'ndrangheta senza il codice degli appalti. Una vergogna, mandiamoli a casa, votiamo no al referendum per le elezioni parlamentari, devono andare a casa, per cui alle elezioni vediamo se Renzi rientrerà in Parlamento, che sarà un gran giorno con Renzi e la Boschi a casa. È una vergogna, anche i 5 Stelle che sono d'accordo con Renzi, 5 Stelle dei piani di Licio Gelli, mandiamoli a casa, votiamo no.